Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù nel tempio diceva alla folla nel suo insegnamento: Guardatevi dagli scribi che amano passeggiare in lunghe vesti, ricevere saluti nelle piazze, avere i primi seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei banchetti. Divorano le case delle vedove e pregano a lungo per farsi vedere. Essi riceveranno una condanna più severa. Seduto di fronte al tesoro, osservava come la folla vi gettava monete. Tanti ricchi ne gettavano molte, ma venuta una vedova povera, vi gettò due monetine, che fanno un soldo. Allora, chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro: In verità io vi dico, questa vedova, così povera, ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Tutti, infatti, hanno gettato parte del loro superfluo. Lei, invece, nella sua miseria, vi ha gettato tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere. Il brano di Vangelo di questa giornata è tratto dal capitolo dodicesimo di Marco, i versetti dal 38 al 44. E a una prima lettura sembrerebbe che Gesù ci invita a due cose abbastanza importanti, come quella di andare oltre l'apparenza e come quella della generosità. Ma se abbiamo la pazienza di rimanere un po' più sul testo, scopriremo che c'è qualcosa di molto più profondo e per certi versi più significativo. Nella prima parte di questo brano, i primi versetti, Gesù invita le folle che lo stanno ascoltando, quelle di ieri e noi oggi, a non fare come gli scribi, che amano passeggiare, che amano farsi vedere, ricevere i saluti, insomma, guardatevi dal mettervi in mostra, come stanno facendo questi. Non è semplicemente l'invito a non essere appariscenti, non è questo. Il problema è che questa gente qui punta tutto il proprio vivere su quello che dicono gli altri di loro, sulla stima che gli altri hanno di loro. Ma un figlio di Dio è tenuto in vita non dalla stima degli altri, ma dalla relazione con il Padre, dal suo essere figlio. E quindi questo è un invito, non semplicemente a non farci vedere dagli altri, ma a far sì che l'asse portante della nostra vita sia la nostra relazione con Dio, il sentirci un tutt'uno con il Padre. E poi la seconda sollecitazione dalla seconda parte del Vangelo, la differenza tra i ricchi e questa povera vedova, i ricchi che gettano delle offerte molto cospicue e la vedova che getta poco, due monetine, poco niente. E da un punto di vista quantitativo non ci sono dubbi, i ricchi hanno gettato di più e lei ha gettato di meno. Ma da un punto di vista qualitativo le cose sono rovesciate, perché Gesù dice che i ricchi hanno gettato parte del superfluo, mentre la donna, la vedova, ha dato tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere. Non è semplicemente un invito alla generosità, ma mentre i ricchi costruiscono il proprio futuro sulle proprie ricchezze, queste sono la loro sicurezza, per quella donna il fatto di aver gettato tutto quello che aveva per vivere nelle mani di Dio, considera proprio queste mani ciò che la tengono in vita. Allora non è semplicemente un invito alla generosità questo che ci rivolge Gesù, ma è un invito a chiederci: ma noi dove puntiamo le nostre sicurezze? Dove attacchiamo la nostra vita? Quali sono le certezze alle quali ci ancoriamo? Sono le nostre sicurezze o è Dio stesso? Proprio come aveva fatto quella vedova, che non vuol dire stare con le mani in mano, ma veramente nel concreto sapere che da Dio possiamo ricevere tutto, trafficando quei doni che abbiamo tra le mani, spendendo al meglio la nostra vita e ciò che Lui pone ogni giorno nelle nostre mani. Quindi non semplicemente
la generosità e la non apparenza, ma in maniera molto più radicale quanto è per noi significativa e vitale la relazione con Dio, che è nostro Padre.